proprio bene. Hai ragione. Poi per i bambini non c'è niente di meglio. Noi ci stiamo sorvegliando l'anno scorso. Ah! Guarda i dettagli, la preparazione. Sì, sì. L'organizzazione. Brava, proprio quella. Noi l'abbiamo scelto per quello, l'organizzazione. Il lunedì c'è la piscina e poi meditazione che serve. Sì. Il martedì il laboratorio di creta. Ah, e poi una cosa fondamentale, il laboratorio di costruzione di capanne in paglia, lo devono sapere fare. Poi il mercoledì giochi d'acqua e i suffumigi con il fango, che quelli fanno bene. E poi il giovedì il corso di inglese con madrelingua. L'inglese lo deve sapere prima di tutto. Ma certo, ma è proprio per questo. Ma è fondamentale l'inglese, anche l'Alcide Maria, deve sapere le lingue, altro che sì. E poi deve andare all'estero, mica stare qua in Italia. No, cara, io qua in Italia non ci sto più, Cioè, oddio, io ho la casetta qui, non è che posso spostarmi adesso. Però l'Alcide Maria sarà un cervello in fuga sicuramente, Sì. Hai ragione. Ma non sta cambiando. Poi parliamoci chiaro. Sì. In Italia. Sono solo gli sfigati. Vabbè, comunque. Che bello che ci siamo portate proprio qui. Ma dai, proprio qui. Qui, alla fattoria didattica Bio-Fashion Internazionale Sostenibile. Anzi, International. Brava l'inglese. Bello. Oh, guarda! Una biocapra! Comunque sì, è proprio bello che ci siamo incontrati, sono molto contenta. Senti, dimmi un po', ma la tua Fulgi adesso quanti anni fa? Tre anni Fulgenzia. Ma dai! L'Alcide Maria ne ha fatti 4 a luglio! Oddio! Stai a vedere che faranno la stessa scuola! Ma che sono della scuola! Sì! Ma tu l'hai già scelta? Oddio. No, guarda, mi ho toccato un tasto di... No, lo capisco, ti capisco. 3 mesi. 3 mesi, pensare per capire dove mandarlo a Fulgio. Guarda, io ti capisco in pieno, ti capisco. Tu pensa che io so di gente, che io non so come faccia, però iscrive i propri figli all'asilo più vicino a casa. Io non so come faccia, ma come si fa? Sconvolta. Secondo me no, Per me una scuola deve avere i requisiti. Brava, requisiti è la parola giusta, requisiti. Primo, l'inglese, English. Secondo, computer. Brava! 2019, la tecnologia presente. Facebook, Instagram, Story. Devono sapere quelle cose lì, devono essere sul pezzo. E poi bisogna prepararli questi bambini fin da piccoli. Sono d'accordo. Attività, attività. Nuoto, teatro, piscina, yoga, cucito. Brava. Metodo Gordon. Brava. Psicomotricità. Psico che, scusa? Oddio, non la so. Poi l'Alcide Maria non mi fa la psicomotricità. No, un attimo, perché è una cosa nuova forse, è uscita da poco. No. È anche fondamentale. Allora, se è fondamentale l'Alcide Maria la fa, perché io ho scritto tutto. Mi sembra ovvio. Ma cos'è? Spiegami un attimo. Cos'è? Adesso cosa fanno? Non te lo so dire bene neanche io. Comunque serve. Mi dicono che giocano bene. Gioca bene l'Alcide, gioca benissimo, figurati se mio figlio non gioca bene. Gioca bene, sì. Secondo me la fa. Sì, per forza. Comunque, secondo me fondamentale più del fondamentale sono i materiali. Prima di tutto devono essere puliti. Non si può andare all'asilo con i materiali. Io ho il metodo. Io porto a scuola l'Alcide Maria, caccio la testa dentro la classe così e annuso l'aria. Che se non mi sa di Napisan Plus Ultra, io un attimo che vado dalla direttrice e faccio saltare tutto, Hai ragione, non ci vogliamo parlare delle malattie che girano. I germi circolano, i germi. Pinocchio! da questo punto di vista la scuola dell'Alcide Maria è buona, La pulizia, i pidocchi non ci sono, sì sì, la Cipirimerlo secondo me è la scuola migliore. Ti dici? Sì. Ma io avrei pensato sulla Cipirimerlo. Scusami, sono lasciata andare un attimo. No, perché è la scuola più guarda, io credo, vero? No, io credo che tu ti sia persa un piccolo pezzetto. Cosa? Perché la Cipiripero non mi ha il laboratorio di cucito. Scusa. Ma avevo capito, ma noi facciamo teatro, piscina. Ma anche noi facciamo teatro, piscina. Sì, ho capito, ma voi fate teatro, piscina solo i grandi. Noi, before, mezzani grandi. Cara, da noi i mezzani e i grandi fanno il laboratorio di alta cucina, dove chiamano i migliori chef della Bergamasca, vedi un po'. Ma che cosa servono i chef della bassa Bergamasca? No, era fatto con la natura, i nostri fanno la gita dei boschi due volte al mese. Anzi, twice e mama. Due in inglese, guarda che anche noi andiamo in gita, e non è che solo voi ce le avete le gite. Ma stai zitta che al limite è andata al bosco del Cerreto e finisce lì. Bella, noi vogliamo il pullman, anzi, double bus. Ma chilometri, vieni a vedere, chilometri, poi scendi dal bus, boschi veri con le piante quelle alte con i rami. Carina, guarda che noi quando andiamo in gita la scuola fornisce delle mantelline che neanche Batman se le sogna. Guarda qua, lo stivale glielo forniscono anche i guanti che partono da qui, finiscono fino qua, dei guanti lunghissimi c'hanno. Cotone organico? Ma sicuramente sarà cotone organico, sì, cotone organico. E poi, l'ultimo degli ultimi, nella nostra c'è la cucina interna! Ma cosa credi? Che io non abbia pensato al cucino della cucina interna? Da noi le cuoche hanno studiato ad Harvard. Harvard non insegna a cucinare, carina. Ma chi se ne frega, sanno l'inglese! Tu inglese! Ma smettila, non lo sai nemmeno tu! Senti, non ti lamentare, tipo l'Alcide Maria non saprà nemmeno scrivere. L'Alcide Maria, cara mia, fa il corso di prescrittura creativa. L'Alcide Maria non sa scrivere, lui sa prescrivere! Ma cosa prescrivere? Prescrivo, tutto da solo! Relazione da noi, con gli animali, la pet therapy, facciamo coi discendenti di essi! Animali ci siete voi, da noi, sai cosa hanno? Hanno il giardino pieno di pezzi unici, tutti fatti a mano, dal taglialegna del Trentino, tutti i giochi, pezzi unici, carina! Ma dai, che il Cipiripero fa schifo! Senti, e il Cipiripero è una... Oddio! Tacchina! Ma che verandina, ce l'hanno un pezzo di veranda, è come se ce l'hanno. E comunque, la Cipiripero ha troppi bambini, gli insegnanti non riescono neanche a starci dietro, allora tanto valeva iscriverlo alla Cipicippi! No! Così è troppo! Adesso esageri! Così no! Adesso passi fuori! Va bene, hai ragione! Ho usato parole forti, perché se tu mi paragoni il mio Cipiripero alla Cipicippi... No, dillo! Lo capisco, una parola forte, Cipicippi è una parola forte. Lo capisco. Ho esagerato, va bene? È che si sono alzati i toni e ho esagerato, dai. Non è come la Cipicippi. Chiedimi scusa. No. Adesso non esagerare. Cipicippi. Va bene. Perché comunque non è giusto. No, hai ragione. Tu pensa che io so una cosa. So che c'è gente gentaglia, che ci porta lì i suoi figli. Te lo giuro, tutte le mattine hanno il coraggio di portarli lì alla Cipicippi. No, una cosa scandalosa. Ma non ci credo. Sì, ma tutto il giorno? Tutto il giorno? Ma io non so perché, ma non è che sì. Ormai. Mi avevano detto. Ci hanno dato, mi ha dato 100, sì, quello scuolismo di cui facciamo noi. No. Quello scuolismo. Ormai fosse solo una scuola per vomiti. No, no, silenzi, no, aspetta perché a dirlo mi viene un po' di, allora, per, fai training, faccio training, sì, per, pensavo che fosse una scuola per stranieri. E quindi? E invece no! 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 Io sono scandalizzata! Ci mandano anche gli italiani! No, te lo giuro, ma italiani veri, quindi razza pura, pura, da generazioni, dietro. Sì, ce li mandano lì! Ma non lo so dove siamo arrivati! Ma poi come fanno i bambini? Brava! A capirsi! Come fanno? Ma non lo so! Le maestre come fanno? Fanno il mimo! Secondo me sì. Oppure li tengono lì fermi tutto il giorno così, poi si guardano negli occhi. Cosa devono dire? E i genitori? Ma brava, brava. Non sono mica come noi, Noi bravi. Noi che ci parliamo, per come abbiamo parlato bene. Comprensione, comunicazione. Ascolta, certo. Siamo persone civili, noi sappiamo comportarci. Poi noi sai cosa abbiamo? La chat di WhatsApp. È un attimo che se succede qualcosa noi tiki indagine e stai sicura che il colpevole salta fuori, viene certo, come ieri. Guarda, la mia scuola è portata a casa col collo bucato. Oddio, guarda, una roba, ma non ho già capito che era una roba, sai. E il giorno dopo voglio la maestra lì, la voglio sulla porta per farla inquisizione. Brava, così ti voglio. Sì, guarda la mattina. E poi come giocano quei bambini? No, ma non sanno giocare, lo sanno tutti che l'italiano gioca meglio, là. Guarda. Brava, il collo del piede dell'italiano. Ma il collo del piede dell'italiano. Ma dai, chi c'era? Solo l'italiano. Clara, su. Il movimento italiano. No. Cerca di capire, dai, intelligenti. La coloritura. Brava. Giotto. Di dov'è Giotto? È italiano, il pennarelli sotto ce li abbiamo noi! Questi sono esempi colti di una persona che ha studiato, bravo! C'è bisogno di dirlo? Cosa? La cucina italiana, dai! La dieta mediterranea, ma ce l'abbiamo noi! Ma come mangia? Ma dai! Ma sì, guarda, non c'è storia, no. Ma io veramente non mi capacito, perché non capisco questi genitori italiani. Ma sulla base di cosa ci mandano lì i propri figli? Sulla base di cosa scelgono queste scuole? Ma che ne so? Ma non si può! Io me lo domando, e me lo ridomando. Sulla base di cosa? Vivo in Italia da 15 anni. Io sono da 10 anni, 9 anni adesso. Tipo 6 anni che sono qua in Italia. E io sono cresciuta qua, sono venuta quando avevo 10 anni e ho fatto le scuole qua, la mia bambina è nata qua in Italia a Treviglio e parla benissimo la lingua italiana. A volte io imparo delle parole da lui. Parla bene l'italiano, sì, solo l'italiano, la nostra lingua no. Io a quanto vedo piace giocare nel calcio. Lui gli piace giocare con i bambini, imparare, colorare. Tutte le mattine volentieri, anche quando sta a casa mi dice sempre voglio andare a scuola quando andiamo a scuola. Il mio figlio è contentissimo per la vita che viene con le maestre, è contentissimo e sta imparando tante cose, anche io mi sento così. Ma sono molto bravi anche perché lui fa le cose a casa come perché lui è imparato qua come fare le cose. Ma io sono convinta che lui capisce. Perché secondo me gli insegnanti qua veramente che fanno tanti miracoli, tante cose, e quelli che fuori purtroppo che loro non si accorgono di quello che stanno facendo. gli piace tanto disegnare. Mi chiamo Alina, sono rumena e mia figlia si chiama Giulia. A lei gli piace tanto a cantare. Samira, sono la mamma di Issa, sono marocchina e a mio figlio piace tanto andare in bicicletta. Sono Silvia, sono italiana, sono la mamma di Valentina e Sofia, a una piace scrivere e all'altra piace danzare. Sono albanese, mio figlio si chiama Cristian e a lui piace tanto imparare i numeri. Io sono Alia, sono marocchina, mio figlio si chiama Semi, è in classe blu e lui gli piace fare tutto. Io mi chiamo Melissa. Sono italiana e il figlio si chiama Leonardo e a lui piace tanto giocare con i Lego. Io mi chiamo Clara, mia figlia si chiama Vittoria, io sono italiana e a mia figlia piace tanto fare i lavoretti. Allora, cose da fare oggi. Prima svegli i bambini, poi fai le colazioni e poi ti lasci. Anzi no, prima lavati tu, poi fai le colazioni, poi svegli i bambini. Anzi, cerca di fare tutto quello che puoi prima che si sveglino, perché altrimenti è il delirio. Oh! Niente, si sono svegliati. Allora, questo lo finisci dopo, la colazione dopo, il caffè dopo, prima il latte. Amore, che cosa vuoi per colazione? Dai, svegliati che dobbiamo andare all'asilo. Tirati sul cucciolo. Amore, amore, amore! Poi, lavati, lavali, vestiti, vestiti, i denti, la faccia. Cosa combini con lo spazzolino? Rifare! Nuovi vestiti, è tutto pronto, possiamo uscire, un altro caffè. No, questo lo prendi dopo. Bene, è tutto pronto, possiamo uscire. Pipì! Perché non vuoi andare all'asilo? Ma perché non vuoi andare all'asilo? Ma perché non vuoi andare all'asilo? Eccolo! Il capriccio! Prima o poi tutti i bambini, o quasi, non vogliono andare all'asilo! E qui si scatenano i vari tipi di mamme! Prima di tutto la preoccupata. Ma perché non vuole andare all'asilo? Ma lo trovano male? Magari non mangia bene. E se la preoccupazione non dovesse funzionare, allora ecco che si attiva la madre arrabbiata. All'asilo ci vai e come? Se non ci vai, arriva il lupo. Ma sei proprio come tuo padre. Ecco che si scatena la madre disperata. Perché non mi dà la gelato? E come pure gelato? Cioccolatini, patatini, provare, per favore. Basta! Fingendo di non sentire il figlio che come tutte le santissime mattine grida che lui all'asilo non ci vuole andare! Non ci vuole andare! ci avrei messo dei caramelli che si fanno con farina, vino, acqua e sale, e ai miei bambini piace tantissimo. E così Cappuccetto Rosso prese il cestino pieno di tutte queste ghiottinerie e si preparò a partire. Si mise in testa il suo cappuccio rosso e ascoltò le raccomandazioni della mamma. Mi raccomando, stai attento. Mi raccomando, tieni gli occhi aperti. Mi raccomando, non parlare con gli sconosciuti e tira dritto. Va bene, mamma. Cappuccetto Rosso prese il suo cestino e partì. Ma che belle fragoline rosse! La mamma mi ha detto di non fermarmi nel bosco, però sono così belle. Magari ne prendo solo due, eh? Allora, una, due. Ecco, niente, tu glielo dici 30 volte, ma fanno sempre come vogliono loro. Anche per me è la stessa cosa, una non cammina, l'altra vuole il gelato, l'altro piange, l'altro vuole scendere al passeggino, ogni passeggiata è un incubo. È proprio così, il Cappuccetto si fermò a raccogliere le fragoline e il lupo si accorse della sua cosina. Привет, малышка! Bonjour, ma fille! Bacher vuol dire! Virgingessimo, qui! Buongiorno, piccola! Ma cosa ci fai tutta da sola? Sto portando questo cestino pieno di biscotti dalla mia nonna che abita dall'altra parte del bosco! Buoni questi biscotti! Ma non hai paura tu da sola? Un po' sì, ho paura! Però la mia mamma mi ha detto di non fermarmi a parlare con gli sconosciuti! Se vuoi posso accompagnarti per un pezzo di strada, continua una vecchia! Paura! Fa male a nessuno! No, no, grazie! La mamma mi ha detto di no e forse è meglio ascoltare il suo consiglio! Non è facile per un bambino capire quali sono i pericoli. Come posso educare mio figlio a proteggersi? E così Cappuccetto, ignaro del pericolo, si avviò a casa della nonna, ma il lupo faceva una scorciatoia. Toc toc! Yeah. Nonnina, sono Cappuccetto Rosso. Sembra pure, no? Nonnina? Ma che mani grandi che hai, nonna! Nonnina, ma che occhi grandi che hai! Nonnina, ma che bocca grande che hai! Dove siete? Per fortuna, Cappuccetto Rosso gridò così forte che venne sentita da un cacciatore che passava lì vicino. Il cacciatore entrò prontamente nella casetta della nonna e vide il lupo. Subito lo uccise e gli aprì la pancia. E così salvò sia la nonna che Cappuccetto Rosso. Ecco, se ci si aiuta non è male. È giusto aiutare. Ecco cosa posso insegnare. Aiutare. Ma magari tortuga. Hai detto continuare. Usare tutti. Aiutarsi. Aiutarsi. Usare tutti. Hai detto usare tutti. Ma magari usare tutti. mamma, certe parole non le conoscevo. Ad esempio, non sapevo cosa volesse dire la parola viscerale. Cioè, il termine in sé mi era chiaro. Qualcosa che ti viene da dentro, di talmente profondo che lo senti arrivare come dalle viscere. Però non l'avevo mai provato veramente, non sapevo davvero cosa volesse dire. E l'ho capito con il primo pianto di mia figlia, perché appena ho sentito il pianto, appena la sentivo piangere, mi succedeva qualcosa, una sensazione di allerta, qualcosa qui dentro mi si attanagliava, mi si intorcicolava, per cui io, come sentivo il pianto di mia figlia, dovevo correre da lei e fare di tutto per far smettere quel pianto. E non c'era un pensiero in mezzo, era un qualcosa di automatico. Tu piangi e io vengo lì da te subito e ti aiuto, sono lì per te. E non c'è nessun ragionamento in mezzo, niente, nessun pensiero, è una risposta automatica, viscerale, appunto. E che ne sapevo io prima. E poi ho imparato anche altre parole. Ho imparato la parola incondizionato, un amore che non richiede niente in cambio. Non l'avevo mai provato prima, perché di fronte a questa cosina così piccola, cosa puoi chiedere in cambio? Niente, eppure la ami con tutta te stessa, e questo è incondizionato. E poi ho imparato la parola stanchezza, perché non ne sapevo niente io della stanchezza prima di essere mamma, e non sapevo niente anche della pazienza. Ho imparato tante parole dalle mie figlie, e vorrei impararne ancora, perché se guardiamo con gli occhi dei bambini, vediamo le cose vere, pure, così come sono, senza tutte quelle categorizzazioni, quelle differenze, quegli incasellamenti che facciamo noi. I bambini vedono così e imparano subito per questo. E spero che le mie figlie le imparino tutte le lingue del mondo. Oppure anche no. Spero che sappiano solo farsi ben volere e farsi capire. Spero che facciano quello che desiderano. Spero che siano sempre in salute e... spero che facciano quello che le appassiona. Io spero che le mie figlie siano felici. E io credo che questo sia il desiderio di ogni madre, in tutte le parti del mondo, in ogni angolo del mondo. Io credo che il desiderio più profondo di una madre sia che suo figlio sia felice, ovunque egli sia. Perché è questa la cosa che ci accomuna, perché il linguaggio di una madre è universale. per ritrovare quello che le unisce. E la cosa che le unisce è proprio l'essere madre. Ed è quello che unisce tutti noi, l'essere madri, padri, esseri umani. E se noi per primi ci riconosciamo madri, padri, persone umane, senza nessuna differenza di lingua, religione, provenienza, lo faranno anche i nostri figli, perché già lo fanno in maniera innata quando giocano all'asilo, alla scuola. E la scuola è proprio lo specchio di questa realtà multiculturale, dove ognuno porta il suo piccolo pezzetto, grande o piccolo che sia, per creare una scuola per accogliere, una scuola per rispettare le differenze, una scuola per aprire la comunicazione, una scuola per bambini e non una scuola per stranieri, perché nessun bambino è straniero.